Dopo aver visitato la Charles Darwin Research Station in mattinata, nel pomeriggio ci siamo recati a Santa Rosa, presso la riserva naturale privata Rancho Terramar, dove è stato possibile vedere le tartarughe giganti libere nel loro habitat naturale. Una leggera pioggia ci accoglie al nostro arrivo, così decidiamo di visitare subito l'altra attrazione della riserva, il percorso guidato in uno dei tunnel di lava presenti nell'isola di Santa Cruz. La discesa al tunnel di lava inizia con una serie di gradini in ripida pendenza, incastonati tra radici nodose e massi vulcanici, mentre la vegetazione lussureggiante avvolge il percorso in un abbraccio naturale. Ogni passo conduce più a fondo, in un mondo primordiale, dove l'aria si fa più fresca e umida e i suoni della foresta svaniscono, sostituiti dal misterioso eco delle gocce che cadono dai soffitti rocciosi. Le felci giganti e arrampicanti, che si arrampicano lungo le pareti del sentiero, sembrano custodire gelosamente questo antico passaggio sotterraneo, suggerendo un viaggio non solo fisico, ma anche dentro il cuore pulsante della terra stessa. Si tratta di un tunnel di lava lungo qualche centinaio di metri, sorprendentemente ben mantenuto e, tranne brevi tratti, facilmente percorribile, quasi come se la natura stessa avesse predisposto questo percorso per essere esplorato. In alcune parti l'esperienza di attraversarlo è paragonabile a quella di camminare all'interno di una galleria artificiale, con la volta sopra la testa che si incurva elegantemente, creando spazi che sembrano disegnati da un abile architetto. Ma qui non ci sono mani umane all'opera. Ogni piega, ogni curva, ogni dettaglio è il risultato di millenni di forza vulcanica che ha plasmato, fuso e scolpito queste pareti. È la sensazione di trovarsi al centro di un'opera d'arte naturale, dove la solidità della roccia racconta storie antiche e il silenzio profondo invita alla riflessione. Dove usciva insomma la lava. Poi immaginate ci sono dei fiumi di lava nell'Etna, a un certo punto nelle parti più solidificate, non a caso, nella parte più bassa, quindi essendo la parte più bassa, la pressione faceva riuscire la lava da qua sopra, ok? Che poi è diventata una cosa che si è chiusa, vedete tutto il materiale ferroso, giallo, sono tutti questi ossidi di ferro di cui sono ricchi i silicati dei terreni lavosi che poi si riconcrezionano, quindi si sciolgono a monte e si riconcrezionano a base formando appunto queste formazioni stracchiate salami, queste sono estalagmitas por lo menos que van desde el problema de su arriba. Estas también son estalagmitas y las estalagmitas lo contrario, por decirlo.
C'è solo un breve tratto, proprio verso la fine del percorso, dove il soffitto del tunnel si abbassa drasticamente, costringendo i visitatori a chinarsi e quasi strisciare a terra per passare. Ma questo momento, lungi dall'essere un ostacolo, aggiunge un pizzico di avventura all'esperienza, trasformando l'esplorazione in una piccola sfida da affrontare. Per quei pochi metri, la vicinanza con la roccia diventa tangibile. Si possono osservare da vicino le increspature e le sfumature lasciate dal magma solidificato. Quasi come se il tunnel volesse ricordarci che, nonostante il suo aspetto accogliente, è pur sempre una creazione selvaggia e indomita della natura. Però in realtà questo canale, vedete, immaginate questa parete che è sprofondata e tutto questo canale continua scendendo fino al mare. In realtà non è che finisce qua il canale di lava, è semplicemente che stiamo risalendo sulla il destino di questi canali è quello di crollare la parte dell'acqua. Grazie di averla evitata all'inizio, cioè, vedete come continua dall'altra parte? E tutta la parte, vedete, cioè, si vede proprio il crollo e la parte che sta di là, se veniste scavata, insomma, continuerebbe chissà dove, fino all'oceano chiaramente, no? Deve essere una foresta. Attenzione che sono scivolose e qualcuna barcolla un po'. Leggete via le corde, eh. Wow. È uscito il sole. La riserva, situata nel nord dell'isola di Santa Cruz, è un autentico santuario naturale dove è possibile ammirare le iconiche tartarughe giganti nel loro habitat incontaminato. Questi maestosi esseri vagano liberi tra pozze d'acqua cristallina, distese di prati verdi e l'ombra accogliente degli alberi secolari. È affascinante osservare esemplari di ogni età e dimensione muoversi con la loro placida lentezza, incarnando una sorta di maestosa calma preistorica. Passeggiare tra di loro offre un'opportunità unica di sentirsi parte di un ecosistema
ecosistema che ha resistito al passare dei millenni, e le tartarughe, con il loro sguardo antico, sembrano portatrici di una saggezza senza tempo. Ogni passo è un'occasione per scattare foto indimenticabili, ma sempre con il massimo rispetto, evitato toccarle o avvicinarsi troppo. Un giusto tributo a questi tranquilli giganti che, con la loro pacifica presenza, ci ricordano l'importanza di proteggere e rispettare la natura. Prima di rientrare alla barca, saliamo su un'altura per vedere l'estensione